Buongiorno a tutti, buon weekend e andiamo a vedere un attimo come siamo messi. Allora, piccola premessa, in questo video vediamo un po' di cose, cerco di vederle tutte insieme, e perdonatemi se è abbastanza lungo, se è troppo lungo, ci sono altre cose interessanti tipo la crisi fra Fedez e la Ferragni che potrebbero essere più, più interessanti, però io voglio vedere insieme a voi un po' questa cosa qui perché ci sono varie cose interessanti dal punto di vista grafico eh, relativa a un po' di mercati partendo dal standard pur 500 come sempre cerchiamo di andare anche a vedere altre cose tipo oil gold natural gas bitcoin ora partiamo da dove eravamo rimasti ehm, dove avevamo individuato la possibilità eh, qui avevamo un attimo tracciato quelli che potevano essere gli swing poi successivi nel video scorso di una creazione nello standard pur 500 di una nuova 3D range daily il, la data cioè il giorno per poterla stabilire era quello di mh, mercoledì con la chiusura ha prodotto questa 3D range e questa 3D range avevamo indicato come punto di arrivo per la candela numero 21 perché ora Abbiamo attive eh, 12 o 13 candele. Ora le contiamo per bene. Quindi, per il primo marzo la sua definitiva comple eh, completamento da dove inizia la candela 21 per arrivare fino alla 29, che sono considerate, come abbiamo visto nell'ultimo video, quelle buone per l'uscita. Quindi, fondamentalmente, come ce l'avamo un attimo ehm, detti precedentemente nei video scorsi, Nonostante ci sia stato tutto questo proclama mh, dopo i tassi della Fed e tutte le dichiarazioni riguardanti il calo dell'inflazione, che tra l'altro più che altro si sta stabilizzando più che calando, ehm, avevamo comunque ipotizzato che questo mercato non andava da nessuna parte al momento. Perché? Perché, ripeto, a mio modo di vedere, tranne eventi di particolare importanza e secondo me potrebbero anche arrivare. L'interesse da parte dei big, quindi dei market movers, e i market movers sono eh, praticamente le mani forti: non è quello di andare a cercare dei prezzi di estensione particolarmente lontani, dove andare a cercare di stoppare la massa di retail che è in posizioni long e short nelle parti più, eh, più estese del movimento. In questo caso, stiamo parlando zona 4300 long e zona 3.007 short che poi vanno anche a mediare, ma è quello di tenere praticamente il concetto della rana bollita a fuoco lento, eh, perché fondamentalmente adesso avere una posizione aperta, soprattutto long, va costa, cioè, costa di interessi e quindi questi interessi poi diventano un guadagno. Pertanto, normalmente quando vado a leggere un giornale finanziario si sta parlando di indecisione dei mercati. Eh, come se aspettassero qualcosa l'idea è quella che comunque lui ha dato un'impressione long dal gennaio ritardando molto il rally di fine anno che non ha prodotto da questo tentativo long che è partito praticamente dal 2023 ha iniziato a fare delle pause abbastanza importanti mh, dopo aver prodotto una serie di uncini di continuazione con quella che attualmente è una 3D range che può essere di due nature: una 3D range di natura distributiva, quindi si sta parlando di qualcosa che poi produce uno short, un'uscita short, o una 3D range di natura accumulativa che una volta eh, costruita produce una prosecuzione long, A ah, eh, per il mo mio modo di vedere, dal punto di vista grafico, facendo finta di essere isolati dal resto del mondo, quindi non prendere in considerazione quelle che possono essere. Situazioni che possono incidere dal punto di vista dei movimenti, notizie, escalation bellica, il debito USA che pare che abbia dei problemi abbastanza gravi. Indipendentemente da questo, se io dovessi guardare solamente il grafico, darei mh, stessa importanza a un'uscita long come un'uscita short sul daily, perché ha tutti i requisiti per poter andare a prendere sia gli ordini che si posizionano in questa zona qui, quindi stiamo parlando di 4.003. Si andrà a prendere tutta questa scaletta di ordini che si è preparato qui sotto. Qual è l'unica criticità che ancora? Questo è ancora grafico vecchio, e eh, poi andiamo a aggiornare su quello nuovo del vecchio video. La criticità è il fatto che tutti questi ordini qui, se avesse voluto fare una procedura di acquisto di una certa importanza per un movimento long stile pandemia, chiamiamolo mm, 2021, l'avrebbe utilizzato meglio per avere più contratti in acquisto. Per, con, per accumulare più, ehm, più contratti in questa zona qui invece sembra che abbia voluto con molta fretta lasciare ineseguiti tutta una serie di situazioni eh, con l'idea di andare invece più presto possibile andare a prendere gli ordini sopra e andare a, a dare una rappresentazione long probabilmente per avere dei contratti in acquisto forse su cui sta vendendo poi l'impressione mia, ma questo, ripeto, è sempre un'opinione, sempre un'impressione, perché questo ce lo possiamo tranquillamente trovare anche a 4006, è un'impressione comunque di comportamento. Quando iniziano a fare anche una procedura di distribuzione di lungo termine, eh, io ho vissuto il periodo 2005-2008 questi rischiano di metterci degli anni, eh. Mesi e anni, per cui l'intuizione, e questa è la differenza fra intuizione e segnale, l'intuizione è quella di dire che questo mercato rischia di avere uno storno importante nel futuro. Questa è un'intuizione. Una volta che uno ha un'intuizione, che è quindi un po' dirotta al suo pensiero dal punto di vista operativo, deve poi seguire il segnale, perché io posso pensare che questo tira giù una catena, ma se me la tira giù da 4.600 dentro short a 4.100... Rischio di avere 500 punti contro perché sono andato solo sull'intuizione e non su un segnale chiaro. E adesso segnali chiari di natura short non ce ne sono. Siamo in una 3 range e addirittura potrebbe diventare un pattern di continuazione momentanea del long per cui il rischio di andare a prendere delle posizioni assurde... Eh, potrebbe essere molto grande. Io poi non resisto alla tentazione, infatti, mi sono preso delle putte, ve l'ho detto la settimana scorsa, chiuse per due terzi in guadagno perché mi ha dato subito un profit, mi manco con un terzo, una putte scadenza giugno, target 3.500 Non sto pensando che lui vada a 3.500 entro giugno, però sto pensando che probabilmente entro giugno qualche cosina qua sotto va a cercare eh, in questi quattro mesi che ci distanziano da giugno. Okay? se invece inizio a vedere dei segnali di una certa rilevanza vado sicuramente a caricare molto di più le opzioni non prendo opzioni long perché, perché eh, a mio modo di vedere ha già fatto 600 punti e oltre di long quindi nella media degli swing che lui sta facendo dal momento in cui la Fed ha mollato e generalmente produce 600 punti e poi c'è una pausa, una battuta d'arresto, che vedete in queste fasce qua, in cui poi va a cercare uh, gli ordini sotto. Potrebbe non essere questo il caso, che questo movimento invece di essere di soli 600 punti, come ha fatto in questi casi qua, diventa un movimento più ampio, e questo lo andremo a vedere, ok? Andiamo a vedere la situazione invece attuale. Allora, eravamo rimasti che dovevamo certificare una trading range, questa 3D range l'abbiamo certificata, andiamo a vedere poi i DAX, lo vediamo dopo, eccolo qui, e questa è la situazione attuale. Ho cercato di disegnare sin da subito le congestioni per perdere meno tempo. Siamo sempre in questo lavoro delle tre congestioni, questa è nient'altro che il risultato di una vecchia congestione che partiva da qui, ma ne ha costruita una nuova in questa settimana, pertanto andiamo a vedere... E a lavorare su quella nuova e su quella nuova lui praticamente iniziando a contare le candele da questa e del 2 febbraio siamo a 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candele. Il range avevamo detto che era come un minimo eh, di 4051, il minimo nelle prime 10 candele, ed un massimo ehm, di 4195. Abbiamo sempre detto che se andiamo a, a trovarci delle chiusure all'interno di questo range praticamente lui con le estensioni che sta costruendo costruisce un, eh, un range più ampio e infatti ieri praticamente ha, ha fatto ha rappresentato un momento short importante che ha intrappolato molti eh, secondo me rompendo questo minimo della 3D Range, per chi non sapeva che eravamo 3D Range, questo l'ha riconosciuto come una prosecuzione shot. invece lui è andato a chiuderci, tra l'altro in maniera molto, molto, molto precisa, una doji e questa doji ci certifica ancora di più che non si sta andando da nessuna parte. Quindi ora il minimo, invece di essere questo che era del 10 di febbraio di questa 3D Range, 4.051.2 è diventato 4.047.5 che noi segniamo. Ok? E questo minimo l'ha fatto con ad oggi. Questo è un evento molto importante per lo scenario che mi posso immaginare. Stiamo parlando sempre di immaginarsi. Il massimo lo segniamo anche qui perché rimane tuttora 4.123.3. No, scusate. 4195.6 Ecco, questo è il range attuale. Ok, siamo alla candela 12. Sappiamo che la candela 21 è il primo di marzo. Pertanto, noi cosa intendiamo fare in questo senso? Lo vediamo anche poi sull'intraday. Abbiamo dei riferimenti, il primo riferimento che è stato un tentativo di uscita, primo tentativo di uscita short da una nuova congestione, respinto e chiuso dentro, pertanto, e vedete le prime uscite a volte sono failure, è per questo che non le prendo quasi mai, pertanto ora dobbiamo vedere come prosegue in questa congestione. Lo swing è quello short pare, e dico pare, completato, perché abbiamo uno swing short qui, uno swing long qua e questo è uno swing short. Pare completato, potrebbe anche stenderlo. Eh? E qui andiamo invece: e proprio su questo discorso. Andiamo ad analizzare questo Doji. Allora, questo Doji, secondo me, diventa un riferimento importantissimo. Questo della chiusura di ieri. Perché se la sua rottura da lunedì è long, io mi aspetto. Che lui possa anche estendersi parecchio tentando un'uscita long da questa congestione, giusto? Però questo appuntamento di rottura sotto di questa dojo per me diventa un elemento di riferimento per andare a cercare un segnale short semmai qua sopra. Poi fa lo swing short e va a riprendersi questa dojo. Viceversa, se la rottura della doja avviene invece prima sotto, da lunedì quindi lunedì prosegue short senza romperla sopra e andando a romperla sotto allora l'idea mia è quella che invece si va a cercare un segnale di ringresso nella congestione per andare sui massimi finché questa situazione non mi viene risolta insieme a tutta la range, io continuo serenamente a farmi un intraday su time frame più bassi sapendo che a questo punto più si avvicina a questo prezzo più cerco un segnale long intraday più si avvicina a questo prezzo, più cerco segnale short intraday. E ieri, su sul 5 minuti, una, una volta che ha fatto 4.050, ha dato tre segnali intraday long che abbiamo, tra l'altro, preso. Proprio perché in quel punto lì, eh, cosa devi saper cercare? Il problema del trader è saper cosa cercare più che altro, non prevedere le previsioni, ragazzi, lasciatele fare agli altri. Io devo sapere cosa cercare e se io certifico da mercoledì che c'è una 3D range, so che se vado nella fascia sotto 4100, dove c'è il minimo della 3D range, perché il minimo precedente era questo, e ho anche una congestione dove c'è il minimo della congestione, mi trasferisco su un time frame più piccolo e vado a cercare il segnale per fare o per iniziare a fare uno swing log. Ieri non l'ha prodotto, non l'ha esteso, per cui i due terzi l'abbiamo chiusi sicuramente in gain in ogni tentativo long, ci si è ritrovato in un caso in un terzo che ha fatto una, un discreto, discreto percorso, ma poi alla fine, infatti ha chiuso Doji, ancora non ha espresso questo swing long. Si rischia, tra virgolette, sarebbe un bene, che al prossimo segnale long eh, all alla base di questa trade range daily, sull'intraday possa produrre invece qualcosa di più, perché tenderà a raggiungere i massimi dove sono andato a prenderli questi segnali e in questo caso ci andiamo a vedere, vi aggiornerei però a quest'altro grafico che è meno, è meno inquinato da tutta una serie di considerazioni e andiamoci a vedere il 5 minuti di ieri. Il 5 minuti di ieri, una volta che io vedete che questo è un grafico difficile da tradare, però una volta che io ho certificato la presenza, a qua... questa è la, è, la, è la base della 3D Range, vedete? Io so che in questa fascia qui lui probabilmente respinge il prezzo. Che tipo di segnale vado a cercare? Posso anche cercare un treno reverse, come in questo caso qui, o come in questo caso qui. Oppure un 1-2-3. In questo caso andiamolo a ingrandire. O un 1. È chiaro che poi devo lavorare nella volatilità e eh ragazzi, non posso pretendere che faccia chissà che cosa perché ieri tra l'altro era molto intrappolante. Qui è un 2. E qui è un 3. Questo è un trade di ieri. Buono. Io vado a cercare questo perché lo short e non lo cerco. Le rotture short non le cerco perché ho paura, avendo certificato che è una trade trend range daily, di rimanere intrappolato. Qua la sua bella estensione, qui i due terzi li chiudiamo tranquillamente, si prende questi ordini con questo cluster, vedete qui a sinistra, ve lo disegno bene, che era un appuntamento, eccolo qua, lo rompe e poi basta. Ok? Tra l'altro, vediamo se qui, non me lo ricordo, questo qui tra l'altro non lo rompe, infatti, lo farà successivamente. Sono degli appuntamenti cluster che lui disegna, nella spazzatura notturna e che poi utilizza per arrivare a dei target, cosa fa? Ritorna indietro. Non vado a prendere lo short perché il, la, la mia paura è che lui con questo 1-2-3 abbia già dato il minimo della 3D range, invece lui si va a fare un altro minimo. Allora in questo caso mi si riattiva l'attenzione e dico perché qui c'è buone probabilità che questo è un altro 1-2-3, spostiamo il invece di riscriverli e infatti questo è l'altro trade che produce meno distanza tra l'altro l'orario è diverso perché le 17.45 c'è meno movimento però i due terzi qua li abbiamo chiusi stop a su un terzo produce meno gain di questo, questo e questi sono stati i trade che hanno prodotto niente, lui non fa nessun uncino di continuazione addirittura questo short non lo prendo anche se era uno dei tre short però Devo avere l'idea che un terzo produca più distanza perché il mio trade è quello di far viaggiare un terzo, i terzi sono il rimborso del costo del trade, ma è per avere il trade gratis. Ma un terzo che lascio lì devo fare un'operazione, dove ho più chance che possa proseguire, in questo caso non mi dà prosecuzione, si stop a pari, risiamo alle solite, si va a cercare un altro minimo qua sotto, non lo prendo, non lo prendo perché rientra ancora nel minimo in altri range daily. E quindi nel mio piano di trading questo short non esiste, quindi aspetto l'altro segnale e qui lui serenamente si rifà questa cosa qua. E questo ha prodotto del gain, perché ha fatto uscita, chiuso due terzi, stop a pari e poi questo è diventato un trend. Perché? Perché l'uncino di rosse successivo a questo punto ha prodotto il movimento, che poi si è piantato in chiusura. Nel frattempo si è andato a chiudere anche questo cluster, e so che praticamente, probabilmente appena iniziato il lavoro, perché c'è un cluster qua non fatto, e probabilmente l'ha lasciato per la settimana prossima, c'è un cluster qua non fatto, e probabilmente l'ha lasciato per la settimana prossima, e c'è un cluster qua non fatto. E' chiaro, sarebbe stato meglio l'avesse fatto ieri, perché ero già dentro questo trade. Tra l'altro, con la prosecuzione di Uncino ne ho fatti due. Ha, ha pagato, eh, deve essere sincero, quindi ha fatto un altro di Uncino, lo vedete. no? Quindi qui è un, è un trend più, più attivo, più convinto. Perché ha due, due conferme. E poi qui è andato in 3D range a 5 minuti con la chiusura. quindi a questo punto, lunedì, il mio modo di agire è disattivazione del tasto short, perché questo lo ritengo come un punto minimo, ricordatevi che c'è un doji daily, un punto minimo di eh, trading range, so che ho dei cluster sopra da fare, cluster sotto non li ha costruiti perché vedete c'è una precisione, nei movimenti, c'è questo doppio minimo che potrebbe addirittura usare con ulteriori trappola short e qui andiamo a cercare un 1-2-3 o viceversa su questo 3D range lunedì vediamo, ora lunedì è chiuso SP perché è il presidente dei, quindi già ci, ci togliamo un problema probabilmente con l'apertura del DAX, il future che chiude alle 19 qualcosa qui ci, ci regala per poter fare, o uno può farlo anche sul DAX, perché più o meno le stesse situazioni poter fare un lavoro diverso. Però il, questo è un quadro, questo che state vedendo adesso è un quadro, questa è una situazione di, di cluster, e lui ieri ha fatto tutta una serie di procedure di intrappolamenti short, <coughs> per andare poi a chiudere le posizioni su queste situazioni qua, che aveva costruito la nottata, e qui poi dopo ha detto basta, chiudo, vendo i profitti, fine delle trasmissioni, ok? Il tutto in un contesto di doci daily. Nel continuare ad analizzare questo SP aggiorniamoci anche su. E quindi qui cosa abbiamo? Riprendendo il daily, abbiamo l'ipotesi di una bandierina in 3D range che scende piano piano e che potrebbe esplodere long. Va visto, perché ha già fatto un primo tentativo long, vedete, di rottura, però non è riuscita a raggiungere questi ordini qua. Gli ordini li andiamo. A segnalare perché questi possono essere importanti da prendere con lo swing long perché io già su questa 3D range ho una prima timida tentativa di uscita short oltre il range delle prime 10 candele e posso aspettarmi che questa distanza non considerevole di punti che ha fatto sotto li possa fare qua sopra quindi da 4195 visto che qui si è fatto due punti sotto me la posso ritrovare a 4200 ok e lassù su poi vedo cosa succede però il fatto che questa congestione daily ha tenuto il minimo al momento e c'è la possibilità di una rottura long di questa doji che può esprimersi in uno swing long, per me adesso lo short, sia in intraday che in multiday, è vietato. Ok? Perché ha molte evidenze di intrappolamenti short tutte queste procedure qui. Infatti in 3D range questa cosa viene fatta abbastanza facilmente, servono apposta. Nel settimanale eh, siamo le solite: nel settimanale eh, siamo sempre in questa benedetta congestione weekly colorata diversa. Tentativo di uscita long non produce accelerazione. Prima uscita long. Ho due, forse anche tre doge qui sotto. Se vogliamo considerare doge queste, rotte solamente sopra. Anche qui l'idea che queste due inside rosse definiscono il fatto che non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte al momento, l'idea mia è quella che lui può tranquillamente farsi questi ordini, può fare anche uno spoof a raggiungere 4003, vedete questa zona qui, però qua qualcosa non sta funzionando. E se queste due insider rosse me le rompe prima Long, quindi mi va a rompere 4174 e 4176, che è una specie di doppio massimo, l'idea mia è di andare a prenderlo long e questo non mi aggrada per niente perché sono inside rosse, che se rotte prima sopra poi dopo hanno la forte probabilità di essere riprese sotto. E tutto questo è in figura della 3D range che andiamo a vedere. Ricordiamoci che le 3D range in prima uscita, dopo la candela 21, non amo prenderle perché temo molto l'uscita failure, ok? Il mensile, siamo alla stessa storia. È interessante vedere nel mensile perché anche il mensile ha una congestione che è questa qua. Cioè, le congestioni ci hanno fatto fondamentalmente, scusate, che mi sono un attimo. Capire che non si andava da nessuna parte, ragazzi. È un, è un evento rarissimo avere le congestioni su tutti i time frame. E questo andiamo a vederci poi la chiusura di fine mese. Se diventa un dolce, li da punte da capo. Lo rompe prima sotto, lo rompe prima sopra, fa un'estensione failure sopra, fa un'estensione failure sotto, siamo in presenza di una bandiera long mensile. Siamo a in presenza invece di una continuazione di uno, due, tre short che poi fatica. Siamo in presenza, e questo a fine marzo lo sapremo, in una 3D range mensile, quindi si va direttamente al 2024. Tutto da vedere in questi giorni. Quindi, qual è il messaggio finale di tutta questa storia? Eh, questi ragazzi per ora si va in tradei. Io penso che questo indice, long or short che sarà, se lo vorrà essere e per me e per adesso non vuole essere niente, ma se dovesse esserci uno schianto o un, un, un eccesso di rialzo, cioè un trend veramente potente, lo fa solo se c'è una notizia. Tale da mandare in, in vacca tutta la costruzione grafica, che sono costruzioni di situazioni normali. E quindi di un range e tutto il resto e dire vabbè tiro giù tutto perché, eh, perché lo devo fare, perché il contesto richiede quello. Poi un domani se mai riprenderò questo prezzo nel futuro, stiamo parlando di un mensile, posso anche eh, eh, violare una 3D range in anticipo e ritrovarmi poi un domani a doverla riprendere. Ad esempio ce l'abbiamo qui, questa è una 3D range. La pandemia ha fatto una falsa rottura sotto e poi c'è stato un long perché non fare una falsa rottura sotto qui con una notizia di un certo livello e poi un domani rivedersela 4.000 eh, ci sono buone probabilità però questa situazione è molto incagliata. Il doji che va fatta a maggio e infatti poi ha mandato un range e tutto il resto ci aveva già dato un segnale di dire signori, qua non ci si muove. In questi mesi ho visto fare teorie di tutti i colori. Alla fine, oggi, stiamo parlando, e ci ritroviamo a 4077 dopo ormai maggio, sei mesi, otto mesi. Ok, questo è quanto. Quindi, comportamento intraday continua: il comportamento intraday con molta, molta fiducia, con molta fedeltà. Eh, avevo disegnato anche sul daily dei. Andiamoci però ad eliminare queste congestioni. Sul daily del trend line, qui, qui c'è stato un tentativo di uscita short da una trend line. Questa trend line qua, che è l'ultima del rialzo che ha fatto nel 2023, va a incrociarsi in triangolo con una trend line short che ha tentato di rompere long e poi è stata respinta. Vedete le estensioni di false rotture long e short del triangolo sono praticamente identiche. Classico delle trading range. Failure ah, rompe la trend line short. Sentra long. Porca miseria, devo stoppare. central short. L'appuntamento della fine del triangolo intorno a fine febbraio, come del resto della trade range. Quindi anche da qui possiamo stabilire con l'analisi tecnica classica quale parte del triangolo vuole fare fuori. Il tutto, però, in un contesto di una trend line che è partita eh, dal 2022 ottobre che ancora esiste, che ancora è presente e che sta passando attualmente su un prezzo intorno a 3.000, 4.000 ragazzi, 3.950. Alla fine qui la boa è sempre 4.000. Vediamo quindi nei prossimi giorni, sapendo che non, fare, non farò niente di natura multi perché non ci sono segnali, sull'intraday si mi darà la possibilità di poter lavorare su questi swing. Ieri la parte long mi ha pagato. Un bel po' di punti, e quindi da lunedì, martedì in questo caso eh, per, il fiu per il SP, eh, continuo finché non vedo il prezzo di mezzo, quindi torno a 4113, dove inizia a diventare pericoloso prendere dei long perché questa trade range potrebbe essere a scendere, quindi non darmi la possibilità di vedere dei massimi della trade range. Eh, appena Finché sta sotto quel prezzo medio, vado a prendere i segnali tra dei log come abbiamo. Visto. Tra l'altro ieri è stato anche molto più facile fare questa cosa perché lui, e eh, questo era già anche un segnale, a un'ora, mentre noi lavoravamo a 5 minuti, cosa ha fatto? Nel momento ho iniziato a raggiungere il minimo della trading range, 4050, ci ha piantato. Intanto una bella congestione. Ne ha fatta poi una più grande. Vedete? E questa è una trading range. Quindi nel momento che ho 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 candele qua con le chiusure dentro un range di questo tipo, inizia a pensare che qua produce degli swing. In questo caso sono sui minimi a 3D range a un'ora e quindi vado a cercare il long. E infatti noi abbiamo fatto queste cose grazie anche a questo indicatore della 3D range a un'ora e delle congestioni a un'ora che stavano dicendo non si esce sotto. Vedete? Sono giornate difficili, ma se le ragioniamo su questo concetto qui, andando a prendere rapidamente dei segnali e sapendo che non va da nessuna parte, perché c'è una 3D Range un ora, quindi questa 3D Range ora finisce, tra l'altro, eh, lunedì mattina. E so che perché devo pretendere che questo vada a 4150, essendo un 3D Range, devo pretendere di farmi più punti possibile all'interno di questo range, che lui è andato ad ingrandire. Perché prima l'ha iniziato a un range più piccolo, e poi andate a ingrandirla con le equivalenti estensioni long e short. Vedete? È abbastanza preciso. Ok? Questo è quanto sullo Standard Pool 500. Poi, se avete delle domande fate pure. Tra l'altro, un'ultima un cosa: abbiamo visto i cluster a 5 minuti, andiamola a rivedere che ancora non ha eseguito, che sono questi qua. No? C'è questo qua su, c'è anche questo 4150 e questi sono ordini che lui probabilmente vuole andare a prendere, ma se lo vado a vedere anche a un'ora, qui l'ultimo cluster sì, è questo l'ultimo cluster. È a 4148, se andiamo a vedere un'ora. Il cluster a 5 minuti a 4008 cluster sono piccole formazioni strette da quattro candele in su, mol, molto spesso fatte in notturna più che in, in diurna. Se vado a vedere, questa situazione qui me la ritrovo a 4148. Eccolo qua, qui. E anche questo è un punto che può raggiungere. Poi il cluster lo può usare sia per andare a riattraversarlo, sia come resistenza, rottura failure sopra e ritornare giù. Se, siamo, se lui lo raggiunge molto velocemente, ci sta che con la 3D range, quindi con il fatto che siamo sul massimo della 3D range, questo cluster lo usi per vendere e ritornare giù e rifarsi lo swing short della 3D Range. Ok? Questa Doge a un'ora è un altro appuntamento, secondo me, notevole, rotta solo sotto. Quindi l'idea che questa qui, guardate, vedissimo questo doppio massimo con la Doge: l'idea che lui possa serenamente aver ricostruito un tentativo long eh, in 3D Range, in swing anche un'ora, c'è. Quindi, no short, tasto short disattivato finché non vediamo 4100, 4130. Ok? Finché non sono puliti questi cluster qui. Poi può anche ritornare a fare lo short. Ok? Ora, volevo approfittare anche di questo momento per farvi vedere altre cose che mi sto studiando. E qui andiamo su un time frame infinito. Eh? Mm, perché? Perché eh, un po' li vivo da tempo sti mercati e vedo che gold. Eh, tutti, e allora, il, uno dei difetti dei trader è quello di guardare l'ultima parte del, del grafico. Diciamo che i telefonini su questa cosa sono una condanna a morte, perché chi fa trading sul telefonino non, non ha modo di vedere l'ampiezza di tutto il discorso e di farsi un'analisi seria, vede le ultime 4-5 candele rosse, pensa che sia short. E buonanotte. Mentre invece, io sono andato a vedere un po' le commodities e dire: non esiste su Investing la possibilità di fare il grafico annuale, ma ce lo possiamo immaginare. Gold, golden range annuale dal 2011, perché questa è una trading range annuale. Se io conto gli anni, sono 11 anni, quindi con il 2022 lui ha fatto la undicesima candela in trading range. Quindi quando io sento dire 3000 gold. Sì, ci può stare che faccia un'estensione di questo genere, però ricordiamoci che da un'ottica, questo è il mensile, eh? da un'ottica eh, grafica, lui fino al 2030 rischia di rimanere in un range tra 2078 e 1047. Questo vuol dire che ogni volta che rischio di vedere un'estensione long, in un'ottica annuale, eh, per chi vuol comprare anche oro fisico. Mi devo aspettare lo swing short. Da qui al 2030. Una volta considerato. Perché sono 11 anni di range. E non ci sono storie, eh. questa è una 3D range. Annuale. Una volta che ho definito questo discorso qui mi vado a vedere il grafico mensile. Il grafico mensile mi dice: bene, sono ancora nello swing long. Iniziato nel 2018, giusto? Ha prodotto lui stesso una 3D range mensile, una uscita valida a short, fase di testing, possibile riattraversamento long o riuscita a short. Che segnale ho mensile qua? Qua, dentro una 3D range, che è questa qua, dopo la prima uscita short regolare, perché dopo la candela 21 mi ritrovo tre candele verdi e questa qui di ritracciamento possibile. Quindi, se io voglio andare in un multi day con l'ottica mensile, la prima cosa che mi devo segnare qui, questa è la candela di febbraio, il ritracciamento lo posso vedere a marzo. Quindi, se fra marzo, aprile, non dopo, perché la candela di tracciamento non devono essere tante, uno massimo due, lui mi rompe il massimo della terza candela verde, quindi non a febbraio, da marzo. Se fa ritracciamento rompendo il minimo di questa di febbraio, io ho un segnale long, vediamo AIG 1949. È Il segnale delle tre candele. Obiettivo? L'obiettivo è la 3D Range Annuale, in questo caso il suo massimo che è 2000, 2100. Ho possibile estensione, quello me lo dirà un terzo. La volatilità è 117 punti, 50 me ne servono. Quindi, se entro a 1949, a 1999 chiudo due terzi. E siamo molto sotto. E poi vediamo se un terzo me lo manda avanti. Non mi piace l'ingresso mensile, è troppo lungo. Allora, vado a vedere il weekly: se mi dà una conferma intraday per un'entrata di questo genere. E il weekly, l'ho disegnato in verde: ha una bella congestione che ha rotto sotto quando c'è stata l'uscita buona short della 3D range, il massimo della 3D range è questo qui, l'idea che questo possa diventare dopo un 1, 2, 3, che vedo qua, così si fanno piani di trading, ragazzi. Uno può anche decidere di non farselo il trade, però Gold ha avuto un 1, 2, 3 weekly, che sappiamo che è un inizio di inversione però che sappiamo deve avere anche una conferma che ho un rosso hook o ho un'altra figura di continuazione. Il rosso hook qui non l'ha ancora fatto, non vedo candele di ritracciamento, potrebbe essere questo. Se qui fa un minimo e non deve farlo più di tre candele settimanali, quindi ripartire long, perché se no rosso hook se ne va, i ritracciamenti devono essere al massimo fino a tre candele. Qui ce ne sono già tre, quindi io qui devo iniziare a pensare che questo è il primo RH dopo l'1, 2, 3. Pertanto se lui tiene botta qui e mi riesce, per esempio in TTE, e vedete che è il massimo della congestione, io posso puntare a fare questo uncino long e cercare di raggiungere il massimo. Laddove invece questa congestione, lui inizia a fare altre candele di tracciamento, questo potrebbe essere andato. Allora si potrebbe trasformare in 1, 2, 3 weekly a scendere, come c'è stato qua. Quindi il piano marzo-aprile, vedere se c'è segnale mensile, long in questo caso perché non ho un segnale short. Ma se prima di marzo-aprile, febbraio, e già ho un appoggetto per la settimana prossima, Gold non interrompe questo ritracciamento, l'ipotesi di questo segnale long diventa meno probabile perché lui col settimanale rischia di fare qualcosa di diverso. E questo è un altro piano di trading. Vedo settimanale così, voglio capire se questo sarà un RH, vedo sul daily se ci sono delle situazioni che posso vedere e che possono darmi un'indicazione di questo genere. Il daily può darmi un'indicazione di questo genere. L'RH è questo minimo qua, settimanale, l'1, 2, 3 settimanale è questo qua. Vado a vedere intanto che ha interrotto con un doji, ho rotto solo sotto, la discesa. Allora qui mi posso porre un, un obiettivo. Su settimanale devo capire se lui fa un, un, reverse, un, un rosso che quindi rimbalza long sul daily. L'idea dopo un trend al ribasso di questa natura qui potrebbe essere quello di andarsi a trovare qua uno, e poi durante questi giorni, due, e tre long. E allora qui ho un ingresso di anticipazione di un segnale weekly e segnale mensile. Se non fa questa cosa qui, l'RH, Ross Rook, weekly, se ne va, perché andrebbe a rompere questo minimo qui, e quindi la quarta candela di ritracciamento, quindi no long, se invece lo fa, eh, allora ho un segnale di ingresso all'interno probabilmente della congestione weekly, che anticipa il mio segnale ingresso al di fuori della congestione weekly, che era qua sopra, che anticipa il mio segnale ingresso sul mensile, che è qua sopra. Allora ho già due target weekly e mensile, prima del segnale weekly e mensile. È lì la probabilità che un terzo possa reagire dando più sfogo c'è cioè perché entro in anticipo, ma sempre con segnale. Altro grafico. Altra cosa. Oil, dove andrà Oil? Andrà a 130. Va a 20. Eh, facciamo fallire i russi. Oil, 2008. 2022, 14 anni di 3D range, 14 candele. Cosa c'ha però questa 3D range di OI? C'ha nel 2020, quindi 2008, alla candela 12 annuale, una falsa uscita short. Ce la ricordiamo. E perché questa è rientrata dentro la 3D range? Perché era un 3D range annuale. E infatti ce lo ritroviamo a metà esatta della 3D range adesso. Sarà short e sarà long? Siamo alla metà di una 3D range annuale. Ma se io conosco bene le 3D range che fanno delle false uscite verso una direzione, perché il massimo di questa 3D range è qua. Eh, e non ha mai fatto uscite long. Andiamolo a vedere. Vedete? E il minimo, finché non ha fatto la sparata, era questo. Del 2015. Poi, nel produrre oltre la decima candela, che era il 2018, questa è la decima candela annuale, lui ha deciso di fare una falsa uscita short. Di quanti punti? Dal minimo, che era 26, è andata a meno 37, ma facciamo finta che sia andata a 6,50, che è stato quello del prezzo che abbiamo potuto trattare noi. Da 26 a 6,50 sono 20 punti di falsa uscita short. Questo è il massimo qua? 147, il target dell'uscita long dalla 3D range, abbiamo detto è almeno 167 dollari. Questo è lo scenario. Ok, quando questa cosa avverrà? Stiamo parlando di 3D range normale, pertanto, può avvenire alla candela 21 la candela 21, una tradizione annuale, dove adesso siamo alla candela 13, e fra sette anni, 8, 2030. Cosa faccio nel frattempo? Nel frattempo lavoro sapendo che siamo un degli swing. Questo è lo swing short, long, short, long. Non ha raggiunto il massimo, buone probabilità che raggiunga il massimo, andiamoci a vedere cosa sta combinando sul mensile. Sul mensile sta combinando che lui in questa congestione Che sta per chiudere ora a marzo, che ha chiuso, scusate, che è già presente, lui inizia a piantare dei doji sui minimi. L'idea che questa uscita, andiamoci a prendere una cosa simile, almeno così si studia bene. Guardate la somiglianza. Congestione settimanale SP, doji, andiamoci a prendere oil. Congestione mensile doji, e quindi è probabile che me lo ritrovi a 93. Poi potrebbe fare la fine del settimanale che si pianta qui e crea una trading range mensile su queste congestioni. Ma sul, sulle su oil ho anche una congestione weekly. Ed eccola qui. Stesso discorso. E questa congestione weekly cos'è? Questa congestione weekly è fatta da 1. La misura in bar è questa del 15 del 12, del 5 dicembre, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, questo è 3D range. Weekly, così, citiamo chiunque dice andrà lì, andrà là, quando, passando per dove, sono queste le domande che uno deve fare a uno che dà un segnale. Essendo la candela 11 di mi mancano 9 settimane. In queste 9 settimane io so che si sta qua dentro. qua dentro in una musering bar che va da un minimo di 70 a un massimo di 82. Se c'è delle uscite oltre a queste cose qui, le devo prendere, non le devo prendere. Sospetto che possono essere failure. 9 settimane vuol dire farsi febbraio, 4 di marzo, 4 d'aprile. Quindi qual è il mio comportamento in queste nove settimane su Oi? Semplice, C ho una trade range week, sono dentro una congiunzione mensile, ho due, tre doji praticamente che mi rompono le scatole, vado sul daily e sullo swing sotto vado a prendere l'1, 2, 3 che va su, sullo swing sopra vado a vedere i segnali che vanno short. Per esempio qui, vedete, treno long, buono, 1, 2, 3, buono. Arrivata al massimo, questa è una congestione daily, 1, 2, 3, buono. Arrivata al minimo, questa è il minimo 3 di range, Ha fatto 1, 2, 3, ci ha dato solo parte della volatilità e adesso è stoppato. Questo potrebbe essere un, ul un ulteriore 1, 2, 3, va visto. Però in de qui dentro mi ha fatto una congestione ed è facile andare a capire se io posso... Pensare di riprenderlo long o devo aspettare che ritorni short sul minimo dello swing. Sono tutte cose che io devo vedere in relazione a uno scenario che mi sono già descritto. Sono un trading range weekly. Voglio andare a 90? Non se ne parla. Voglio andare a 50? Non se ne parla. Nei minimi nei massimi cerco un ingresso long o short. E qui sono nel mezzo della trading range, quindi è inutile che prenda sia long, è inutile che prenda sia lo short, perché il rischio di vedermelo contro. Di metà 3D range devo aspettare il massimo, il minimo non si opera se non intraday. Andiamo a vederci un altro natural gas, cos'è natural gas? Visto che questo è stato il massimo assoluto. Natural gas, vogliamo parlare del 2005. Natural gas è una 3D range che è iniziata tecnicamente nel 2000. Possiamo anche pensarlo che è iniziata qua? Facciamo finta che è iniziata nel 2006. Ok? Questo è un range, ragazzi. Quindi, sui minimi si cerca l'ingresso long, sui minimi, massimi si cerca l'ingresso short. Questa 3D range, natural gas, è messo meglio di tutti gli altri perché ha la sua fine già adesso. Perché siamo probabilmente la candela 22 annuale. Cosa ha Natural Gas di interessante? Ha una congestione mensile rotta a e violentemente, non testata. Il test di questa congestione mensile è a 5,30. Per cui l'interesse su Natural Gas è cercare, questa è l'altra congestione mensile no, eh, precedente, l'idea che possa arrivare intorno ai due. A toccarlo ormai abbastanza possibile e cercare un segnale di ingresso qua sotto. mensile Perché non uno, due, tre mesi? Se ne riparla a giugno. Settimanale? Andiamo a vedere. Settimanale, già vedo qualcosa di interessante. Nel momento in cui lui ha fatto questi minimi andando a prendere questo che è un cluster, vedete, a 250, io il prezzo meglio infatti ce l'ho su 250, eh, su natural gas. Lui mi ha piantato una candela che a me piace moltissimo, una inside verde non rotta sopra ma rotta sotto. Quindi l'idea è che, al raggiungimento del massimo dell'inside verde a 2,657, e lo scriviamo, è il mio target per due terzi. Io che ho fatto un lavoro non sul segnale, sono andato a prendere una volta che vedo che non aveva fatto il test sulla mensina un prezzo medio. A 2657 ci sta poss la possibilità che lui inizia a sparare long per andare a fare il test. qua. Occhio, perché queste congestioni rotte così male non testate, va bene che questa è la terza candela. Quindi siamo ancora a tempo. Se non fa il test, rischia di rifare un altro minimo sì, ma poi di essere riattraversata. Long. Eh? Ok. Quindi se lui fa il test regolare, ci sta che oltre 5 o 6 dollari, non ci vada più, ma se lui continua a scendere. Facciamo finta che lui mi faccia sul settimanale segnale segnale inside. Mi fa i miei S57 così io sono con un trade grazie. ma rifà un altro minimo dopo, da aprile in poi, faccio un esempio. Allora, in questo caso qui si va a long assolutamente, perché il test mensile non è stato fatto. Ha fatto un secondo minimo senza test da una uscita a congestione mensile, allora rischia di riattraversare la congestione mensile. Si parla di oltre 10 dollari. Sul daily cosa sta facendo? Visto che io ho questa. Eh, sul daily ho una conferma sul mio segnale d'ingresso weekly sull'inside. Sul daily c'è una trading range di una, inizia qua. Due, tre candele. Questa è una leg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È un'uscita prematura 11. Può anche andare a 1, eh. Questa è un'uscita prematura. Quindi l'idea che il riattraversamento long di questa 3D range, che sta parlando di daily, fra nove giorni, entro nove giorni, o da nove giorni in poi, quando l'ha definita, diventa per me interessante. Poi ragazzi, questi sono tutti cluster, eh? sono tutti ordini da prendere. Doji, c'è di tutto qua. C'è di tutto. Pertanto questo è un altro modo di vedere uno scenario e si attende uno segnale. Che segnale daily... Finta di essere faccio finta di essere flat. Che segnale deriverei qui? E eh, qui ragazzi c'è uno solo: 1, 2, 3. E questo 1, 2, 3 rischia di essere buono perché ho una falsa uscita short in una 3 range, quindi ho una criticità. E un 1, 2, 3 fatto sotto la criticità può diventare realmente un bel segnale. Anche questo è un cluster, vedete? Quindi tutta roba che poi rientra nel test della mensile che deve per forza prima o poi fare l'unica cosa, l'unico nostro problema è dire ci vuole un segnale e un'uscita in timing un'uscita in timing è fra nove giorni Se, quindi da qui al nono giorno mi fa un 1 di 3 qui sotto, posso anticiparlo per poi avere l'uscita in timing long ok? ultimo ultimo, faccio una cosa veloce così per vedere come realizzo le analisi, bitcoin, bitcoin è un altro esempio di eh, situazione Critica, questa qui che era una congestione mensile in una 3D range mensile, perché questa è una 3D range mensile, primo swing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uscita con la 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ora siamo in puntualità. Stiamo parlando di mesi, eh? Ok? Questo non è un segnale di inversione long, eh? Signori, questo ritracciamento per ora eh, è un inside pericolosissima qui, che è quella di dicembre, che lui può voler riprendere short, il tutto in una nuova congestione. Però l'idea che lui adesso possa fare un ritracciamento, che ne so, anche un test sulla congestione su sopra, che rientrerebbe nella 3D range, c'è, cioè, il fatto che possa essere superata long lungo questa 3D range, ragazzi, è possibile. È possibile. Cosa devo vedere qui? Un 1, 2, 3 mensile. C'è? No. Non ancora fatto. Andiamoci a vedere allora weekly. Se è buono questo rialzo. Weekly ha una situazione simile. Questa era una 3D range, rotta con la candela giusta, rientrato, siamo in testing. Però nel fare questa cosa qui, la coloriamo diversa, vedete le due congestioni mensili, so quali sono, ha creato una situazione che a me, per il long, piace poco. Sicuramente farà altri punti long. Però e c'è anche un'uscita prima, un test e un'uscita seconda. Quindi questo è un segnale long che andava preso precedentemente, adesso ha già per me esaurito le sue cartucce. L'idea mia è che questa fascia, che è un cluster weekly, possa essere ripresa short. L'idea è quello che mi piacerebbe vedere in Bitcoin a me, ve lo dico subito, uno spoof short qua. E allora lì vado a cercarmi qualcosa di interessante long. Sapete che io ho caricato wallet con prezzo medio di 17.000, ho staccato nell'acquistarli, però l'idea che lui mi possa rifare una discesa che mi porti a rifare un prezzo medio, più sotto anche, 17.000, io l'attendo. Può anche tranquillamente invece esplodere long e farsi il test qua. Si sta parlando di 30-35.000 sul mensile. E allora lì valuteremo. Però questa situazione sul weekly per me ancora non è molto piacevole perché stiamo parlando di una trading range congestione, perché anche questa era una congestione, la disegniamo. Con un'uscita short e con un probabile di attraversamento long, perché no, ma è ancora fase di testing e quindi probabilmente può anche riuscire sotto. Quindi non c'è dato sapere. E sul daily come si sta comportando? Sul daily andiamo a chiudere queste congestioni perché rompono le scatole. Eh, sul daily ho più o meno la stessa situazione. Questa è una congestione daily che ho segnato, vedete? Eh, puliamo questo perché l'avevo già preparata, sta cosa. Non testata. Questa è una congestione daily. Vedete? Non rotta sopra, perché questa siamo la quarta candela, quindi ancora non rettura. Non testata. Perché qui non ha, te ha testato. Questa è una congestione daily con un minimo di test. Ok? Per cui qua non entro long, anche se è un uncino long, ho paura che mi faccia un falso breakout. Quindi si aspetta un evento qua sopra se lo fa, perché ho tre congestioni da testare. Daily. Ok? Io penso di chiuderla qui. Ehm... Ah, poi c'è un doppio massimo sul bitcoin e quindi poss la possibilità che lui rompa long qui e poi ripieghi short su un falso breakout secondo me qui io entro short con i future ovviamente e inizia a ricaricare se dovesse scendere farmi queste congestioni a prezzo medio un po di wallet perché secondo me i bitcoin serviranno parecchio nel futuro ok questa è comunque una situazione di criticità, quindi mi evita di andare a prendere long. E poi ragazzi, ripeto, eh, perdo 50.000 punti su, eh, però non rientra nelle mie regole. Non rientra nelle mie regole. Se lui avesse fatto 1, 2, 3, bello pulito, test, congestione, test. Congestione, test, questo dire, ragazzi, questo è un long solido. Qui invece mi ha lasciato un cluster con una scarica di doji. Eh, quindi l'idea che lui possa farsi un altro spoof short per poi avere i contratti ricordiamoci che Bitcoin ha un'emissione limitata: eh? avere i contratti liberi per poter eh, prenderlo in maniera importante. Parlo di mani forti in questo caso. L'idea c'è, però per ora sta salendo. Per cui i segnali short non ci sono. Eh, fatemi sapere se è tutto ok. Io la chiuderei qui perché abbiamo visto un po' tutto. Eh, se ci sono cose su cui eh, voglia, vogliamo approfondire, scrivetemi pure. Ciao a tutti, e buon weekend! A presto.